Era stato un Giro d'Italia molto difficile, c'era una grande tensione, questa salita faceva paura a tutti. Mi resi conto di non poter tenere quel passo e lì ho pensato, ho sbagliato. Psicologicamente mi sono trovato da solo, ho dovuto fare tutta la salita da solo, tutti quelli che prendevo non mi aiutavano. E lì in quel momento viene fuori la situazione che ti fa dare di più di quello che hai. Eravamo alla fine del Giro d'Italia, era stato un Giro d'Italia molto difficile, era saltato basso che era il favorito numero uno e dovevamo fare la tappa più difficile del giro perché c'era questa salita del Colle delle Finestre inedita, dopo tanti anni tornava una strada sterrata, c'era molta attesa per quella tappa, era stata paragonata alle tappe vinte da ciclisti che hanno scritto la storia nel passato, come Coppi, come Bartali, che hanno percorso le grandi montagne sterrate. C'era una grande tensione, io avevo un buon vantaggio, che erano circa 2 minuti e mezzo. La tappa non era impossibile, ma questa salita faceva paura a tutti, perché 20 km di salita col 9 passa per cento di pendenza media, sullo sterrato ovviamente era un po' un'incognita per tutti, perché non si sapeva quello che poteva succedere, quindi era un po' una scoperta. C'era Simoni, che era il corridore più forte in salita, che mi avrebbe sicuramente attaccato con altri corridori e io sapevo di essere meno forte di loro in salita. Quel giorno però accade qualcosa di inaspettato, cioè Basso fece tirare a tutta la sua squadra già all'imbocco della salita, un passo veramente forte. Mi resi conto di non poter tenere quel passo, sapevo che i miei avversari volevano farmi saltare e l'errore che non dovevo fare io era quello di saltare. Allora decisi di staccarmi e di prendere il mio passo dopo 1,5 km di salita. In quel momento è stato un momento difficile perché lì ho pensato ho sbagliato. Adesso loro pensano che io sia in crisi e vanno a tutta. Ho saputo poi, questo in quel momento lì non l'ho saputo, che Di Luca ha fatto il passo in un modo incredibile ed è stato lui, diciamo, a creare questo divario che si era creato perché c'era un qualcosa che non andava, perché un protagonista che voleva vincere il giro non poteva fare quello che hanno fatto. In quei momenti così difficili, a un certo punto ho detto basta, adesso cominciamo ad arrivare in cima. Più che andare a tutta io non posso fare, quindi cominciamo ad arrivare in cima e vediamo. Siamo arrivati in cima ed io ero virtualmente, perdevo la maglia rosa, mi sembra per una ventina di secondi. C'era una discesa molto veloce, però non dovevo staccare gli uomini che erano con me. Al che io gli ho fatto le traiettorie, guardavo dove erano quelli dietro di me, cercavo sempre di rimanere in vista a loro per far sì che potessero sfruttare, diciamo, le mie traiettorie, perché quello che è davanti è quello che rischia di più. Quando siamo arrivati giù, mi ricordo che poi c'era questa strada che saliva e andavamo a tutta 50 all'ora e continuavamo a recuperare. Il momento più difficile dal punto di vista fisico sono stati gli ultimi 5 km, perché mi sembra di ricordare ancora il mal di gambe che avevo. Io non ne avevo più, nelle gambe non ce n'era più, però sai la situazione in cui ti trovi. Lì in quel momento viene fuori la situazione che ti fa dare di più di quello che hai. E da lì fino all'arrivo è stata una salita, una cronometro, e ho letto nel viso di tutta la gente, in parte la strada e anche dei massaggiatori in cima alla salita, che stavamo interpretando veramente una cosa che sarebbe entrata nella storia in quel momento mentre stavo scollinando, perché ho capito che era un qualcosa fuori dalla normalità. Gli ultimi 2 o 3 km alla radio non dicevano più nulla. Non mi hanno mai detto hai vinto il giro, sei in vantaggio, perché anche loro non avevano più dei riscontri perfetti. Quindi, sai, la linea dell'arrivo, tu vai a tutta, quello davanti a te va a tutta e i secondi erano talmente pochi di differenza, sono rimasti poi 28 secondi di differenza fra me e Simoni, che alla fine, quando ho tagliato la linea dell'arrivo, ho capito che avevo vinto. E lì ovviamente è stata una liberazione, anche perché
Momenti difficili per un atleta ce ne sono tanti. Avere la maglia rosa è come avere una coppa di cristallo in mano. Ci vuole poco per farla cadere, per romperla. Quel giorno, se avessi perso quel giro, sarebbe rimasto per tutta la mia carriera comunque una delusione che non ti dimentichi mai. Poi ti dirò che alla fine è stato un giro così sofferto fino alla fine che ovviamente è stato ancora più bello. Io ho letto nel viso di tutta la gente, in parte la strada che stavamo interpretando, veramente una cosa che sarebbe entrata nella storia in quel momento mentre stavo scollinando. Avere la maglia rosa è come avere una coppa di cristallo in mano. Ci vuole poco per farla cadere, per romperla.